Realtà è il tema che sarà indagato, approfondito, scandagliato attraverso il linguaggio cinematografico nella sesta edizione del Siloe Film Festival, in programma dal 19 al 21 luglio al Monastero dell'Incarnazione a Poggi del Sasso, con la direzione artistica di Fabio Sonzogni. 13 le pellicole selezionate su oltre 2000. L'evento culturale è organizzato dalla comunità monastica di Siloe con la collaborazione della Fondazione Ente dello Spettacolo, della Fondazione Comunicazione e Cultura della CEI e dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali. Il tema della realtà, ma perché è stato scelto proprio questo? Ho scelto realtà per una questione molto semplice. Quando la nomino in classe mi rendo conto che i ragazzi non sempre pensano a quello che penso io mentre la cito. E questa consapevolezza l'ho avuta molto chiaramente quando vado a raccontare un'opera d'arte, essendo l'opera d'arte la traduzione, la replica, la rappresentazione di qualcosa che forse è reale. In realtà non è così. Noi sappiamo che l'arte racconta soprattutto quello che altre scienze non raccontano, e quindi raccontano per esempio il silenzio. Il silenzio raccontato è una parte di realtà, diciamo, non visibile, e quindi per i ragazzi diventa molto difficile capire questo passaggio. In sintesi, quello che io racconto a loro, che l'arte racconta lo spirito di una civiltà, loro non stanno capendo granché. Perché? Perché loro si aspettano che, per esempio, il quadro racconti e replichi esattamente la realtà, e riterranno bello quel quadro se assomiglia alla loro realtà virtuale che trovano normalmente sul telefonino. Perché un festival cinematografico? Il cinema è uno dei tanti linguaggi che si possono usare. Per che cosa? Per parlare dell'umano, per indagare i territori dell'umano, come tante altre arti. Siloe si presta facilmente alla riflessione. Oggi si tende, come dire, a viaggiare nel tempo senza leggere il tempo, le situazioni, le cose, senza avere gli occhi neanche su noi stessi, per cui nella inconsapevolezza più o meno generalizzata ci incede nel tempo, e perdendosi anche.